auto in fiamme questa mattina intorno alle 10 lungo la strada provinciale 45 in zona Trave a Fano. Un uomo di 61 anni era a bordo della sua Volkswagen Passat Station Wagon quando ha notato del fumo uscire dal cofano. Ha accostato all'altezza dell'intersezione con Via della Fornace e ha allertato i vigili del fuoco. Tempestivo l'intervento di pompieri che hanno spento il rogo prima che si potesse propagare all'interno dell'abitacolo e scongiurando il pericolo di esplosione. L'auto infatti era alimentata a benzina GPL. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vettura avrebbe subito un guasto all'impianto elettrico nel vano motore, innescando così le fiamme. Il 61enne, residente a Monteciccardo ma domiciliato a Fano, per fortuna se l'è cavata solo con un grande spavento. Sul posto anche i vigili urbani di Fano per regolamentare il traffico.